Stamattina è alla Bottega delle Parole a San Giorgio a Cremano e siamo con Massimiano Virgilio che presenterà il suo libro dal titolo, ce lo facciamo dire da lui. Il tempo delle stelle. Edito da Rizzoli e ti chiedo, qual è il tempo delle stelle? Il tempo delle stelle è il tempo dei nostri desideri, è il tempo a volte troppo rapido, no? Dentro cui una stella passa, una stella cadente, dobbiamo decidere che desiderio metterci sopra per farla viaggiare nell'universo, nel cosmo infinito. Però a volte questo tempo è troppo breve, a volte non riusciamo a deciderci e questo romanzo in effetti parla del desiderio, di una coppia di quasi quarantenni, Giuseppe e Lara, che decidono di avere un figlio, vorrebbero avere un figlio dopo una vita felice insieme, ma non ci riescono. Questo non riuscirci apre una crepa in quella che è la loro entità di coppia. Loro si definiscono così, quasi come se fossero una sola cosa. Dove finisce Giuseppe, dove inizia Lara? Non lo sanno all'inizio di questa storia, ma la mancanza di un figlio crea esattamente la crepa, che comincia paradossalmente nel momento in cui questo desiderio non viene esaudito, qualcosa inizia a definirsi, o meglio le loro individualità, i loro caratteri personali, e quindi l'entità si disgrega, ma nascono due persone diverse, due persone distinte che tuttavia non smettono di amarsi. La tematica è sicuramente attuale. Come ti è venuta questa idea? Perché affrontare questo tema importantissimo e, come dicevamo, molto frequente? Abbiamo anche il clacson che sollecita e sottolinea l'importanza della tematica. Beh, come è venuta? In realtà gli eventi che accadono, io parto sempre da eventi reali, no? Che mi sono appartenuti o che sono appartenuti agli altri, e poi a un certo punto scopro di averli traditi questi eventi, perché a secondo quello che è il ritmo della storia, l'esigenza della storia, e quindi diciamo così, da dove arriva è sempre quasi indicibile, no? Nel senso che il gioco, quanto è vero della vita di un romanzo che uno scrittore scrive, insomma, quanto appartiene alla vita reale, è un gioco irrisolvibile proprio per questo motivo, perché c'è sempre qualcosa, ma poi diventa qualcos'altro. E nasce sicuramente dall'esigenza anche di provare a raccontare il nostro mondo, nel senso di immaginare quale può essere la felicità oggi per delle persone, e mi sono accorto che sempre più persone desiderano non tanto una felicità per se stessi, ma un'infelicità per gli altri. E la condizione genitoriale o di chi non riesce ad avere un figlio mi sembra che in qualche modo la rappresenti bene questa situazione, no? questa dinamica. Chi non riesce ad avere un figlio si scopre a un certo punto rancoroso nei confronti di chi ce l'ha fatta. Questo mi sembrava uno scavo letterario dal punto di vista letterario molto interessante. E lì provo a mettere questa coppia, Giuseppe e Lara, a osservarli in vitro, attraverso questo loro amore che però si scontra con questo limite. Concordo con quello che hai detto, ti faccio un'ultima domanda per non svelare troppo, perché adesso sarà piacevole e interessante ascoltare quello che direi durante la presentazione. La scrittura per te cosa rappresenta? Beh, la scrittura secondo me è un po' quello che era per uno scrittore che amo molto, Alberto Savinio, è un libero pensare. È un luogo dove, ci faccio un'altra citazione di Claudio Magris, dove finalmente la scrittura notturna, come dire, il notturno prende piede, no? In quella dimensione diurna, rumorosa, quella di cui siamo adesso. E lì inizia un altro discorso della propria vita, anche, no? Di mettere in gioco, e soprattutto un campo libero, un campo dove pensare, dove non costruire, dove lasciare che attraverso la scrittura i pensieri possano legarsi e svilupparsi. E quindi sì, la scrittura è anche molto legata alla notte, proprio perché questo, no? È qualcosa che ha a che fare con il libero pensare e il libero esercizio che non punta ad avere idee precostituite. Ecco, forse non so tanto bene cosa è la scrittura, per me so cosa non è. Non è dimostrare delle tesi, ma è raccontare delle storie in maniera problematica, attraverso il dubbio dello scrittore. Avevo detto l'ultima domanda, ma poi da domanda viene domanda. E mi incuriosisce sapere da te qual è la tua visione rispetto all'idea di
una scrittura costante, quotidiana, oppure una scrittura che evidenzia come flusso in alcuni momenti particolari o perché c'è un'urgenza di scrivere qualcosa. Perché ci sono alcuni scrittori o alcune persone che sostengono che per poter essere anche dei bravi scrittori bisogna esercitarsi, cioè scrivere quotidianamente. Altri invece, soprattutto i poeti, che sono più esposti a qualcosa che sentono interiormente, una spinta interiore. Tu come ti collochi in questa diade di posizioni? Come mi colloco? È molto complicato perché appartiene anche a quella che è una carriera di uno scrittore. Posso dire che da ragazzo era più legata, diciamo così, a una visione poetica, non dico del raptus poetico, ma di una dimensione molto più cristallina, anche molto più ingenua. Quando poi di un amore così, di una passione così, se ne fa un mestiere, chiaramente comincia a cambiare anche un po' il discorso e soprattutto si impara una cosa molto importante, che è quella della disciplina, del rigore, no? Della capacità di, non dico ogni giorno, perché io per esempio non sono di quegli scrittori che ogni giorno scrive, però di avere quella disciplina che ti permette di scrivere costantemente, di migliorare la propria scrittura. Detto ciò, credo però anche molto al fatto che questa disciplina debba incontrare una necessità. Ecco, la disciplina impiegatizia non mi interessa, ecco, da questo punto di vista. Amo molto la disciplina delle cose che si amano e credo che la scrittura sia questo, non sia essere molto bravo, quello sì, si può essere, ma credo sia soprattutto una questione di amore nei confronti delle cose che si scrivono. Grazie e buona presentazione. Grazie a te e a voi.